Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, anche se oggi non è una lezione perché vedete, ho una tastiera, ma io non sono né un tastierista né un pianista, semplicemente so fare due accordi giusto per conoscere le basi di un altro strumento. Quindi non è una lezione, ma è un consiglio che voglio dare a tutti quelli che mi hanno chiesto come faccio a creare i miei tappeti, le mie basi per poi studiarci sopra. Allora, dunque, la premessa l'ho già in parte fatta, che non sono né un pianista e non sono nemmeno un grosso esperto di software, di programmi, quindi utilizzo le mie piccolissime, modestissime cose da anni, non cambio mai. Quindi un Mac, mi dispiace per chi non ha sistema della mela, ma io utilizzo questo da anni, quindi se non avete un Mac è un po' inutile che seguite questa lezione. O comunque potete prendere spunti magari per dei programmi simili per Windows o per altri sistemi operativi. Io utilizzo questo perché è quello che, diciamo, utilizzavano, hanno sempre utilizzato tutti i miei colleghi musicisti con cui suono, quindi da loro ho imparato quelle poche cose che mi servono per fare appunto delle basi o comunque degli arrangiamenti, scrivere spartiti, eccetera. Allora, come fare un tappeto? Mi è stato chiesto, quindi vediamo un paio di cosette, come creare un semplice tappeto per poi suonarci sopra e magari poi un girettino di accordi un pochino più bellino, diciamo. Allora, cosa serve oltre al Mac? Serve una tastierina MIDI, credo averla pagata 40 euro molti anni fa, non so se si vede, comunque se mai metto una foto, Carbon 49, collegata con un cavo USB al computer, basta, apro Logic, quindi vado in modalità registrazione schermo. Allora, eccoci, apro un nuovo progetto, mettiamo software Instrumento esterno MIDI, uguale. Mi apre tutta la libreria dei suoni. Mettiamo ad esempio un pad, quindi vado nei pad, vedete qui c'è tutti i suoni, eccetera, eccetera. Mettiamo un Infinity Pad, mi garba. Allora, ho postato il suono, vado a vedere se suona. Sì, quindi qui in questa piccola parte dello schermo ci sono varie impostazioni come tempo. Mettiamo conto che vogliamo fare una ballad o qualcosa del genere. Mettiamo 70 bpm. Qui può scegliere la tonalità, eccetera, eccetera. Quindi 70 bpm. Io la prima cosa che faccio di solito mi serve una batteria. Perché crearla con la tastiera ci perdo tempo, scriverla ci perdo ancora di più tempo, quindi abbiamo questa bellissima libreria che ci dà Logic, libreria di suoni, di loop, di tutto, di tutto, che si può scegliere anche lo strumento, delle loop, delle tracce, insomma, vedete quanti ce n'è. Il genere addirittura, quindi se voglio fare una base funk vado subito a sezione funk, cioè, descrizione, insomma, molte cosette interessanti, poi addirittura il tempo, la tonalità, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo detto vogliamo fare una ballad, quindi prenderei una semplicissima batteria, vado nelle batterie. Scelgo per il tempo, qualcosa di semplice, vediamo se ci pigiate sopra vi fa sentire come suona. Diciamo questa, insomma, ci perde troppo tempo. Diciamo che ci piace questa. La importiamo nel nostro progettino.
Qui in realtà si può decidere tantissime cose, quindi come far suonare proprio la batteria, più o meno complessa, che elementi far suonare, colpi di cassa, eccetera, eccetera. Vado a sentire se l'ha messa alla mia velocità, quindi a 70. Ok. Chiudo un attimo questo. Questo, visto che è un loop, posso questa funzione mettere, diciamo, all'infinito, così tanto si ripete quella traccettina iniziale. E poi vado a crearmi il mio pad, quindi mando la base e ci suono sopra. Facciamo un pad di Do minore settima. Vado a registrare. Fare un pad non è che ci voglia bacca. Mi fermo, insomma, faccio tot battute, poi tanto posso copiare e ricollare la mia parte. Vado a sentire se funziona. Scelgo poi la parte magari che ho suonato meglio, comunque interessante, e la copio e la incollo. Quindi, questo è esattamente quello che faccio per creare pad. Poi se voglio aggiungere qualche traccia, una chitarrina, un pianofortino molto semplice, il ragionamento è lo stesso. Se voglio, ad esempio, fare qualcosa di un pochino più lavorato, oggi però non vado in altri generi, ma mi limito a far vedere qualche accordo, che se mi dilungo troppo. Quindi rimaniamo con questa base di batteria, decidiamo un giro di accordi, andiamo su semplice perché sono col piano con il casino. Do maggiore, sol basso si, bemolle maggiore. E fa maggiore che un basso da questa mia scrittura bellissima. Diciamo che vogliamo fare una base con questi quattro accordi che si ripetono. Quindi tolgo il mio pad, metto un pianoforte perché decido che sono diventato un pianista tutto insieme. Mettiamo Steinway, gran piano, vedete c'è tutti i suoni, qui non sto a spiegarvi perché sennò non basta una lezione. Allora vado a creare il mio girettino di pianoforte sulla base di prima con questi accordi. Vediamo che combino. Una volta che ho registrato queste quattro battute, vado a sentire se le ho suonate bene. Posso anche aprire, diciamo, lo spartito di quello che ho suonato. Andiamo prima. A una prima controllata mi sembra più o meno fatto semplice, ma andiamo a sentire cos'è venuto fuori. Sì, ok, parte la batteria che scambia dove non dovrebbe, però facciamo finta che vada bene. Vado ad aggiungere un'altra traccia, facciamo un
arco, un violino, vediamo. Allora, vado a cercare nella libreria dei suoni. Orchestra. Facciamo strings. Full strings. Ok, dovrebbero essere accettabili. Allungo la mia traccia, pianoforte. Ho fatto prima con la batteria. Vado a registrare qualcosa sopra a quello che ho fatto prima. Questa è la prima traccia, facciamo un'altra a volo. Sempre molto molto semplice perché ragazzi, purtroppo sono un pianista. Mettiamo un bel violoncello. Riparto. Ci registro nuovamente sopra, magari un'altra linea. 1, 2, 3. Sentire. Questa già potrebbe essere la mia base finale, quindi metto un loop 4 battute. Vado a esportare il mio MP3, faccio della durata che voglio e ho una base. Quindi, ragazzi, sono rimasto molto molto nel semplice, anche perché comunque si tratta di basi semplici, quelle che faccio io, a volte magari un pochino più complicate se faccio roba un po' più fancheggiante, un po' più jazzata. Questo è quello che utilizzo per fare semplici tappeti senza perdere troppo tempo, diciamo. Poi ci sarebbe da cercare suoni, ma quello si fa quando a volte dobbiamo arrangiare dei brani o fare delle cose un po' più serie per lavoro. Allora cerco suoni, mi studio le parti, eccetera, eccetera. Però per fare dei tappeti così, diciamo, al volo, mi limito a queste funzioni qui. Però se avete giustamente, direi, dubbi, o volete approfondire un pochino di più, basta scrivermelo e io vedo di fare altre lezioncine, chiamiamole così, anche su come creare le basi. Quindi per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.